uno studio approfondito sulla situazione delle carceri italiane, dal quale è emerso un rapporto negativo sullo stato dei diritti umani negli istituti penitenziari. I dati sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa presso il Consiglio regionale della Campania. Molti sono i problemi degli istituti penitenziari italiani, tra i quali quello dell'immigrazione clandestina. Oramai siamo intorno al 40% di stranieri nelle carceri italiane, più al nord che al sud, ma comunque tanti ovunque. E questo è un problema in più molto serio, con una legislazione che naturalmente ha riempito le carceri. Guardi, se noi prendiamo tre o quattro grandi questioni, che sono la questione della legislazione sugli immigrati, quella sulle tossicodipendenze, la recidiva, cioè la cosiddetta ex Cirielli che impedisce l'applicazione delle pene alternative nei recidivi, se affrontiamo insieme la questione di coloro che sono in carcere ancora in attesa del primo grado, che sono circa il 20% del totale dei detenuti, se noi affrontiamo questi quattro punti noi abbiamo già fatto una cosa che va in una direzione nuova. La criticità più significativa è che nei nostri carceri si vive nella illegalità. E questa è una situazione molto grave che lo Stato deve risolvere, ma non è un giudizio dettato dalla passione civile. Si vive nell'illegalità perché non sono rispettati tutti i trattati internazionali, le convenzioni internazionali, a cominciare da quelle relative agli spazi vitali, quindi il problema del sovraffollamento. Neanche i dati sulle carceri della Campania sono positivi. Negli ultimi giorni c'è stato l'ennesimo suicidio nel reparto Avellino del carcere di Poggioreale di Napoli. Anche per la Campania c'è sempre il sovraffollamento, perché i detenuti erano arrivati qualche giorno fa a 8.063, un record, e quindi tantissimi. E soprattutto dobbiamo anche pensare che le persone residenti in Campania detenute sono circa 12.000, il che significa che molti di questi detenuti sono lontani dalle loro famiglie, e questo è causa di grande disagio, perché le famiglie non possono andare a trovarli per motivi economici, per la distanza.